Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove, come detto dal titolo, come ogni giovedì, aggiornamento settimanale. Quindi, come vedete, è uscita la prima parte dell'aggiornamento di Halloween, oggi che è il 13 ottobre. Sul podio del casinò abbiamo la Astron, come vedete, eccola qui. Come al solito, prima di iniziare, dovrete arrivare tra i primi per insomma 2 giorni di fila, se non erro, nelle gare insomma dell'autoraduno, e questi qua sono i veicoli del test track che potete acquistare oppure direttamente provare all'interno dell'autoraduno. Invece solamente su Next Gen abbiamo la nuova moto di AO insomma di questa settimana, che è la Cucio Drag. Ovviamente non è nuova la moto, insomma esisteva già, vi consiglio comunque di comprarla. Invece da Simeon abbiamo, come vedete dal video, questi veicoli qui: la Outlaw, il Veto Classic, il Guardian, la Kuruma normale e la Dominator GTT. Come vedete sono questi veicoli qui che potete provare per 5 minuti oppure direttamente comprare se vi piacciono. Invece all'altro autosalone abbiamo la Reinhardt, che è il nuovo veicolo che ha aggiunto Rockstar questa settimana. Ovviamente dopo uscirà il video con le modifiche, quindi mi raccomando guardate il video. E poi ragazzi abbiamo la lampada di Tygon, come vedete eccola qui, acquistabile direttamente sul sito. Invece per quanto riguarda gli sconti abbiamo la Dubashi Exemplar, come vedete eccola qui su Legendary, e poi questo qui è il nuovo veicolo, come vedete 1.600.000 dollari. La potete ovviamente acquistare e vi ripeto che dopo uscirà il video con le modifiche, così vedete se ne vale la pena o meno. Poi proseguendo con gli sconti, come vedete dal video, intanto questa qui è sempre la Reinhardt, abbiamo la Vapid Dominator GTT, come vedete 640.000 dollari, la Vapidelli. E poi ragazzi hanno riaggiunto anche i veicoli di Halloween. E poi abbiamo la Nagasaki Outlaw. L'ultimo sconto abbiamo il Linca Veto Classic, come vedete su San Andreas. E poi la Death Bike, che sarebbe la moto insomma dell'Arena War. È scontata questa settimana perché logicamente è la parte 1 di Halloween. Poi abbiamo tutte quante le armi con lo sconto del 50%, come vedete dal video. Sono insomma qualsiasi arma da ammunition. E poi per quanto riguarda i business, non abbiamo un business in sconto, abbiamo solamente le casse speciali e quello dei veicoli, insomma, quindi i magazzini che potete comprare dal vostro ufficio CEO, come vedete dal video. Quindi semplicemente sono questi qui gli sconti di questa settimana anche per quanto riguarda i business. Poi per soldi RP doppi hanno riaggiunto le modalità slasher, anche quelle originali che erano state inizialmente rimosse, hanno i soldi degli RP doppi, quindi vi consiglio di farlo. E poi missioni sopravvivenza con gli alieni, che sarebbero quelle con progetto all'inizio, quindi sono queste qui, hanno i soldi e gli RP doppi. Poi proseguendo, sempre per quanto riguarda soldi ed RP doppi, hanno aggiunto nuovi eventi della community, nuove attività fatte dalla community, che trovate insomma nell'apposita sezione, soldi ed RP doppi. E poi per quanto riguarda ragazzi le prove a tempo che vedrete domani per fare soldi, sono queste qui, come vedete queste tre prove a tempo. Invece, altra nuova attività che ha aggiunto Rockstar Games per Halloween sono 200 zucche, jack-o'-lanterns, sparse per la mappa. Prendendole ovviamente riceverete un bonus, se non erro sono tipo 100.000 dollari, quindi ovviamente non ne vale la pena perché è un casino, ma vi danno la maschera e insomma la maglietta di Halloween, se non ho capito male. Comunque sarebbe questa qui, vi lascio la foto. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.